Un rilancio per l'area archeologica romana di Mastaciuccoli da integrare all'offerta turistica della Versilia e della Toscana. È il piano lanciato dal sottosegretario ai beni culturali Lucia Borgonzoni, arrivata in visita ufficiale a Massarosa lunedì pomeriggio nel sito che sorge sulle sponde del lago. Prima volta di un esponente di governo, almeno negli ultimi anni, nella Mastaciuccoli romana, tra il polo museale, l'edificio con il mosaico e le terme dell'antica villa dei Venulei. Il sottosegretario è stato accolto dalla consigliera regionale Elisa Montemagno e dal presidente del consiglio comunale Adolfo Del Soldato. Quello di Mastaciuccoli è un sito di interesse storico sorto a metà anni 2000 e cresciuto negli ultimi anni, ma ancora da integrare con l'offerta naturalistica e sportiva del lago e soprattutto con il turismo balneare. Questo è un luogo che, già vedendolo ma anche dai numeri che mi hanno detto, ha una potenzialità enorme. Ovviamente per sfruttarla bisogna fare rete insieme magari anche altri comuni e soprattutto con la parte costiera, usare e sfruttare nel senso positivo meglio il lago. E penso che comunque questo in generale sia veramente una città che ha grandi potenzialità turistiche, è un peccato non riuscire a sfruttarla al massimo. Lo Stato può dare una mano, può essere il coordinatore assolutamente, è ovvio però che deve partire dal territorio da chi amministra, perché devono essere i sindaci che portano dei progetti. Il sito archeologico di Mastaciuccoli è uno dei più interessanti in Toscana, ma in Italia, come ha osservato la Borgonzoni, c'è ancora molto da fare e da investire negli scavi archeologici. Ci sarebbe tanto da investire, è ovvio che bisogna fare dei progetti che abbiano una logica, perché se noi scopriamo, mettiamo a posto un sito, magari investiamo tanto, poi questo non viene messo a rete e non funziona, ha poco senso, sono soldi sprecati.